sempre Mike Hydro, quindi lancio di nuovo la procedura di creazione del mio modello Mike Hydro. Eccolo qua, sempre idrologia più idrodinamica, questa volta mettiamo esempio GIS, avanti. Scegliamo un sistema di riferimento specifico in funzione dei dati della zona su cui vogliamo lavorare. Adesso scelgo Monte Mario. Avanti. Non voglio avere niente come sfondo adesso, perché importerò la mia cartografia. Adesso non carico nessuno shape e non definisco neanche l'area di lavoro. Fine. Perché non ho definito l'area di lavoro? Perché poi caricando la mia cartografia automaticamente il modello zooma sull'area di interesse. Questo lo salvo, chiamo test 2 e quindi vedete che lo sfondo è bianco, non c'è niente. Prima cosa che faccio è quella di andare nella pagina del modello digitale del terreno, dove come vedete posso caricare direttamente o degli asci, oppure di FS2, ovviamente. Adesso scelgo asci, scelgo sistema di riferimento del grid che sto per caricare, vado a cercarmelo sul computer, è un classico ASCII file, quindi quello della ESRI, un file testo normalissimo. Sono 104 mega circa. È un modello digitale, un LiDAR ministeriale a maglia 1x1 e se torno nella mappa vedete che il modello ha già zoomato sull'area di lavoro, quindi qua vedete un fiume, l'area golenale, la zona collinare. Ora io adesso voglio utilizzare questo DEM per generare il mio modello, quindi torno nella parte tabulare e voglio usare il DEM per estrarre le sezioni. Così come voglio usare il DEM per tracciare corsi d'acqua e i bacini. Ci sono un po' di opzioni che io posso personalizzare su come viene fatto poi l'estrazione delle sezioni. Quello che è importante è l'altra finestra, questa, dove io devo andare a generare un processing del DEM. Cioè che cosa fa il software? Va a calcolare sostanzialmente le pendenze. Quindi crea il tematismo delle pendenze. Giusto per far prima, adesso durante la presentazione, ricampiono il DEM a maglia 2 metri, quindi solo per fare un pochino prima, e lancio il processing. Il processing sono 6 iterazioni di processamento del DEM molto veloce, quindi vedete che poi ad ogni iterazione si riducono i passaggi, il numero di calcoli. Ok, 5 ed ecco l'ultima. Qua sotto adesso vedete che è apparso aggiornato. Salvo quanto fatto, torno nella mia mappa e adesso sono pronto per costruire il modello. Quindi, ad esempio, voglio disegnare gli assi fluviali? Perfetto, uso questo tasto qui, Add Trace, e appena vado sulla planimetria, vedete che compare il possibile asse fluviale in maniera automatica e anche molto veloce, mi viene digitalizzato il percorso. Quindi, ad esempio, partiamo con l'alveo principale. Ecco che ho disegnato il primo ramo, poi c'è il tributario, ecco il secondo, poi magari voglio inserire un bacino scolante qua, poi voglio introdurre questo, quest'altro e così via. Quindi vedete com'è molto veloce e automaticamente qui vedete che sono stati generati vari branch che posso ovviamente rinominare, ad esempio quello principale è il fiume Centa. Stessa cosa per le sezioni, quindi adesso ho costruito i miei corsi d'acqua, bene, voglio estrarre le sezioni.
posso farlo a mano, quindi add, metto qua, prima sezione, seconda sezione, terza sezione, la voglio, non so, più ampia, che fa anche un percorso strano. Eccola qua. O lo faccio a mano. Ah, giusto, però prima mi sono dimenticato di generare il file delle sezioni. Se no, dove me ne salva? Allora, sezioni. Ok. Vi dicevo, o lo faccio a mano così come l'ho fatto. Oppure posso utilizzare degli strumenti automatici, quindi sotto Tool ho la possibilità di generare in automatico le mie sezioni, come ad esempio generando una sezione ogni 100 metri, larga 15 metri, su tutto il corso d'acqua. Oppure posso usare uno shape che mi vado a importare e in funzione della posizione dello shape, delle sezioni, automaticamente mi estrae le sezioni per il mio modello. Oppure potrei avere uno shape puntuale, in questo caso, che mi ha fornito il rilevatore, quindi con i singoli punti battuti, con un campo quindi che riporta la quota, e io posso utilizzare questo shape per generare le sezioni. Quindi il modello crea la linea che unisce i vari punti di rilievo e associa, però nella mia sezione, lungo la progressiva della sezione, le quote che trovo indicate nello shape. Facciamo uno di questi esempi, ad esempio facciamo il primo, quindi scegliamo, non so, un corso d'acqua, il branch numero 3, numero, sì, facciamo il 3, ogni 100 metri una sezione, genero, e vedete che automaticamente sulla planimetria sono comparse le sezioni. Ovviamente se lo faccio generare in maniera automatica, le sezioni vengono disegnate perpendicolari all'asse fluviale in quel determinato punto. Se vado nella vista tabulare, ovviamente mi trovo tutte le mie sezioni, quindi per il centa le tre che avevo estratto io, e le vedo qua sotto, quindi una, due e tre, e per l'altro branch una sezione ogni 100 metri partendo dalla montagna e ovviamente andando giù finché non arrivo a confluenza con il mio centa. Questi numeri che li vediamo qua, ovviamente se posso modificarli perché sono in questa tabella, quindi se devo fare quello schema di progetto lo posso fare senza troppi problemi, modificando, inserendo l'argine, facendo le modifiche che voglio fare. Ecco, ultima cosa da aggiungere, tutti i tematismi che ho dentro MyCaidro possono essere esportati in GIS, quindi ho l'export verso shapefile e ovviamente posso esportare i corsi d'acqua, posso esportare i bacini, posso esportare le sezioni, creare un tematismo delle strutture, quindi ho in automatico il passaggio verso GIS. Ho in automatico il passaggio verso Mike e posso esportare i singoli file, quindi le sezioni piuttosto che il network, ma così come tutto il progetto, in modo tale che possa essere pronto per lavorare in Mike 11. E analogamente ho la possibilità di importare da shapefile, quindi sia l'asse fluviale, i bacini, le sezioni, come abbiamo visto, li posso importare, sia importare un modello o pezzi di un modello Mike. L'anno scorso ho creato un modello di Mike 11, adesso voglio lavorare in Hydro, bene, me lo importo e poi posso lavorare qua. Ecco, con questo ho dato un po' una visione generale del tool che dovrebbe permettervi di partire e lavorare con MyCaidro. Considerate che poi è molto semplice da utilizzare perché è un albero dei contenuti che voi potete scorrere dall'alto al basso e quindi vedete cosa c'è da inserire nelle varie voci. Qui c'è da inserire il periodo di simulazione, poi c'è da inserire il passo di calcolo, così come il Mike 11. Ci sono alcuni parametri computazionali che erano contenuti nell'HD di Mike 11.
sono gli stessi, tra l'altro, fra parentesi, hanno messo i valori, i nomi che c'erano nel Mike 11, quindi ve li potete trovare tutti quanti, e così via. Quindi vedete che ho la possibilità di inserire degli shape, quindi aggiungo una riga, do il titolo, ad esempio lo shape degli edifici, con i tre punti vado a cercarmi lo shape sul computer e scelgo il sistema di riferimento, cambio i colori e così via. Dopodiché entro nella parte di simulazione, con i branches, abbiamo visto la tabella è la stessa, le sezioni, le strutture, e via dicendo, i bacini, la scabrezza. Vi renderete conto che quelle interfacce di input dei dati sono nient'altro che molto simili, sono uguali a quelle del Mike 11. Tutto ciò che cambia è che voi avete sotto sempre la possibilità di avere la mappa dinamica qua al centro.